Ciao, allora, io è una vita che non esco, una vita che non faccio video, neanche lo faccio più perché non è che sono molto presentabile, però questo video lo faccio oggi che è il 7 di ottobre e praticamente sono uscita e di solito non si può camminare con la carrozzina perché non si può far girare le ruote della carrozzina perché non ci sono gli attrezzamenti, non ci sono gli scivoli, non c'era niente. Fino all'ultima volta che sono uscita non c'era niente. Oggi a sorpresa ho trovato che camminare, cioè andare in giro con la carrozzina è diventata una favola su questa cosa perché c'è un attraversamento ogni pochi metri e è meraviglia. Adesso poi vi farò vedere. Farò vedere che sono fatto questo lavoro, devo ringraziare Paola Pippa e Andrea Marchiori. Un bacione grande. Allora, adesso abbiamo fatto un po' di spesa, riprendiamo dove avevo lasciato, già è notte, guardate. Allora, questo era un punto pericolosissimo, era molto pericoloso perché trafficava tutto quanto. C'è addirittura il semaforo che uno preme e attraversa e per terra è liscio come l'olio. E adesso continuiamo il nostro percorso. Allora, proseguendo con il racconto, con il percorso, non so quanti avranno visto il video che avevo fatto insieme a Paola Pippa e a Andrea Marchiori. Qui c'era proprio la pianta davanti alle strisce pedonali, mi sembra che era questo il punto. Invece adesso c'è un bel passaggio tranquillo, strisce pedonali e proprio attraversamenti scivoli proprio a norma e si va benissimo. Va bene, sono tutti così, tutti perfetti così. Ogni pochi metri sarà 4-5 metri, cioè un attraversamento lo scivolo. Sono molto contenta del lavoro che hanno fatto. E ringrazio ovviamente, logicamente, il sindaco Parcaroli e tutta la giunta. Grazie da un abitante, una cittadina di Sforza Costa.